Dal primo libro dei re In quei giorni il re Acab convocò tutti gli israeliti e radunò i profeti di Baal sul monte Carmelo. Elia si accostò a tutto il popolo e disse: Fino a quando salterete da una parte all'altra? Se il Signore è Dio, seguitelo. Se invece lo è Baal, seguite lui. Il popolo non gli rispose nulla. Elia disse ancora al popolo, Io sono rimasto solo, come profeta del Signore, mentre i profeti di Baal sono 450. Ci vengano dati due giovenchi. Essi se ne scelgano uno, lo squartino e lo pongono sulla legna, senza appiccarvi il fuoco. Io preparerò l'altro giovenco. E lo porrò sulla legna, senza appiccarvi il fuoco. Invocherete il nome del vostro Dio. E io invocherò il nome del Signore. Il Dio che risponderà col fuoco. È Dio. Tutto il popolo rispose. La proposta è buona. Elia disse ai profeti di Baal. Sceglietevi il Giovenco, e fate voi per primi, perché voi siete più numerosi invocate il nome del vostro Dio ma senza piccare il fuoco quelli presero il giovenco che aspettava loro lo prepararono e invocarono il nome di Baal dal mattino fino a mezzogiorno gridando Baal rispondici ma non vi fu voce né chi rispondesse quelli continuavano a saltellare da una parte all'altra intorno all'altare che avevano eretto Venuto mezzogiorno Elia cominciò a beffarsi di loro dicendo: gridate a gran voce, perché è un Dio, è occupato, è in affari, o è in viaggio. Forse dorme, ma si sveglierà. Gridarono a gran voce e si fecero incisioni, secondo il loro costume, con spade e lance, fino a bagnarsi tutti di sangue. Passato il mezzogiorno. Quelli ancora agirono da profeti fino al momento dell'offerta del sacrificio, ma non vi fu né voce, né risposta, né un segno d'attenzione. Elia disse a tutto il popolo: Avvicinatevi a me. Tutto il popolo si avvicinò a lui e riparò l'altare del Signore, che era stato demolito. Elia prese dodici pietre, secondo il numero delle tribù dei figli di Giacobbe, al quale era stata rivolta questa parola del Signore. Israele sarà il tuo nome. Con le pietre, eresse un altare nel nome del Signore. Scavò intorno all'altare un canaletto, della capacità di circa due sea di seme. Dispose la legna, squartò il giovenco, e lo pose sulla legna. Quindi disse, riempite quattro anfore d'acqua, e versateli sull'olocausto e sulla legna. Ed essi lo fecero. Egli disse, fatelo di nuovo. Ed essi ripeterono il gesto. Disse ancora, fatelo per la terza volta. Lo fecero per la terza volta. L'acqua scorreva intorno all'altare. Anche il canaletto si riempì d'acqua. Al momento dell'offerta del sacrificio si avvicinò il profeta Elia e disse, Signore, Dio di Abramo, di Isacco e di Israele. Oggi si sappia che tu sei Dio in Israele, e che io sono tuo servo, e che ho fatto tutte queste cose sulla Tua parola. Rispondimi, Signore, rispondimi, e questo popolo sappia che tu, o oh Signore, sei Dio e che converti il loro cuore. Cadde il fuoco del Signore e consumò l'olocausto, la legna, le pietre e la cenere, prosciugando l'acqua del canaletto. A tal vista tutto il popolo cadde con la faccia a terra e disse, il Signore è Dio, il Signore è Dio. Proteggi, mio Dio, in Te mi rifugio. Proteggi, mio Dio, in Te mi rifugio. Ho detto al Signore, Il mio Signore sei Tu, solo in Te è il mio bene. Proteggi, mio Dio, in Te mi rifugio. Moltiplicano le loro pene, quelli che corrono dietro a un Dio straniero. Io non spanderò le loro libagioni di sangue, né pronuncerò con le mie labbra i loro nomi. Proteggi, mio oh Dio. In te mi rifugio. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra. Non potrò vacillare. Proteggi mio oh Dio, in te mi rifugio. Mi indicherai sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Proteggi mio oh Dio, in te mi rifugio. Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, Non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge, senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti? e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel Regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel Regno dei cieli.